Ave pinguini! Se n'è andata, pare. Oh, per ben fortuna fatto. Che si è levata dalle balle. Bella evasione, ragazzi. Farò di voi dei soldati. I will make a man out of you. Sarà un po' difficile. Mi serve il cactus più grande. Il cactus. In città. Non è che ci sia una grande a scelta. A Pisa dobbiamo trovare un cactus. Pisa non è affatto la capitale mondiale del cactus. Ma buona grazie, fortuna. Grazie, mi servirà sicuramente Marty, la fortuna. Perché non usate ciò che avete imparato in cella e non lo rubate per me? La vita in cella Oddio, cambia le persone. Boris, cosa avete fatto? Oh, Julian, quanto mi stai sulle palle. Sentite, mostri. Te le tiro io altre 15 pizze in faccia, maledetto. Santo cielo. La mia squadra si sia mangiata quella. Chiediti come mai se la son mangiata. Forse perché gli stai sulle palle. La pausa pranzo agli operai. Mamma mia, ti meno, Julian, ti meno. Ok, la scorsa volta abbiamo liberato Alex e Martin dalla prigione. Ora dobbiamo andare a fare una missione del cactus. Nemmeno per me, sono con Julian. Non vedevo l'ora di un po' di pizza. E allora perché siete venuti qua? Andavate a Napoli ed eravate più contenti, no? Ok, eccoci qua dove l'altra volta avevamo detto che per Alex c'erano tutte quante le stelline in giro. Vediamo un attimo. Ok, io devo proseguire da questo lato. Aspetta un attimo. Sono abbastanza sicuro. Ecco fatto. Oh, fermo. Sono abbastanza sicuro che potevo raggiungerlo, stavo dicendo. Ecco qua. Uno, due. Eccoci qua. Tacchete. Ehi, hey, Alex, una mano mi farebbe comodo. Un aiutino? Eccotelo qua. Non mi ricordo in quale gioco dicevano un aiutino, aspetta. Credo fosse ancora Madagascar, ma ho un piccolo dubbio. Forse no, forse era un altro gioco che ho portato qua sul canale comunque. Però, dovrei guarda qua. Da mangiare a questi cosi. Via? Via stupidi piccioni. Di solito i piccioni scappano per qualsiasi cosa. Questi no, questi sono impassibili. Ecco qua una pizza. Julian sarà contento. Vai Marty, devi tirare giù il cartellone. Peccato che non siamo rimasti a Roma. Stavo imparando la lingua. Marty, parlano la stessa... Ah, lascia stare. Beh, in realtà... In realtà penso intendesse il... Come si dice? Il dialetto, non la lingua. Anche perché probabilmente te lo faresti nel naso, Shorty. Chi l'ha detto questa cosa? Non io. Che cosa abbiamo qui allora? Abbiamo... Qui abbiamo delle stelline per Alex, altri palloncini per Marty. E in realtà siamo già arrivati al nostro obiettivo. Siamo già arrivati al cactus. E lì ci sono... la madonna. Si sono sprecati a nasconderle le pizze. Ci sono 4 tavoli con 2, 4, 6, 7, neanche 8, perché non c'aveva manco voglia di metterne un'ottava. 7 pizze. Io intanto vado in giro a prendere i palloncini e anche il legno perché ci serve. Vediamo. Abbiamo tutti quanti i legni messi, ci servono ancora un po' di cartelloni, cioè servono altri 9 e altre 14 pizze. La gioia nell'andare a cercare le pizze. Intanto facciamo proseguire Marty da questo lato. Niente che non... Ma dai! Oh no! È morto! È morto, si è schiantato. Allora, scusami, per la traiettoria che gli avevano fatto poteva benissimo arrivarci e aprire lui il cancello ad Alex. Guardala lì, la torre pendente di Zizza. Quindi dobbiamo fare il giro con Alex. Volendo, credo di poter saltare. Guarda, per amor della mia voglia. Guarda, oh no, mi hanno messo una morte. Però in pratica c'ero arrivato. No, sbagliato Alex. Vai così. In teoria c'ero arrivato. Cosa abbiamo qui? Delle pizze. Scusami. Sono più di una quelle? Ma dai, perché devo morire? Ma perché cacchio mi devi far morire? Vabbè, guarda. Lasciamo perdere, va bene così. Non faccio neanche troppe domande. Sì. Riescono a resistere alla caduta mortale da un palazzo di 12 piani e se scendi giù da un tetto crepi. Bravi. Siamo a 3 pizze. 5, 7, 9 e 10 pizze. Ce ne mancano solo altre 5.
Ah, giusto. Alex, apri per favore il cancello a Marty, che sennò si schianta un'altra volta. Marty, tocca a te. Eccoci qua. E ora, non è una bella spinta? Per qualche arcano motivo, siamo arrivati al cactus. Per qualche motivo che ancora c'è oscuro, però va bene così. Un'altra pizza. Eccola da dove era la pizza nascosta. Era caduta dal tetto. Intanto qui c'è un palloncino. Ecco te, Marty. E qui c'è una stellina per Alex. Tra l'altro voglio tornare... Attenzione. Sono il maestro del travestimento. Voglio tornare in quel vicoletto dove ho visto le pizze, perché mi sembra che fossero molte più di una. Mi sembra che ce ne fossero due o tre che giravano su se stesse. A me sembra un agglomerato di almeno tre pizze. Siamo a 11. Dovrebbe essere... Erano quattro pizze, una nascosta sopra l'altra. Quattro pizze, neanche due. Quattro. Quanto poco... Quanto ci hanno messo a farlo sto livello? 5 minuti pausa caffè compresa. Oh, cazzo. Ma scusami, tutte le altre volte che gli sono passato vicino e non si sono accorti di me? È ora di mimetizzarsi. Tranquilli, sono solo una statua di un leone. Tra l'altro è palese che questo livello dopo probabilmente ci dovremo anche tornare, perché continua con altre strutture magnifiche di legno. E capisci quando un livello è più esteso e vuol dire che ci dovrei tornare in un altro momento? Quando entrandoci non ci trovi nessuno. Vabbè, intanto faccio un giro giusto per raccogliere gli oggetti. Lo so, me l'avete detto che raccogliere gli oggetti non serve a un cazzo ai fini del completamento del gioco. Ma allora che senso ha farli? Nel senso, dal mio punto di vista, se c'è un collezionabile, io vado a cercare. Lo so bene, me ne sono accorto fin dal primo episodio che non avrebbero avuto nessun tipo di senso questi collezionabili. Già l'avevo capito. Però, dal mio punto di vista di giocatore, se tu mi metti un collezionabile... È stupido, sia dal a parte che stanno apparendo la gente. Guarda, qua è dove dovevamo saltare l'altra volta che c'erano tutti i cancelli chiusi. Dove sono finiti i cancelli? Li hanno smantellati. Cioè, come stavo dicendo, dal mio punto di vista di giocatore, se io ho un collezionabile in certi punti, è anche una bella sfida andarlo a cercare e trovare. Ma a quel... Qui c'è la via, il senso unico contro la morte. Dal mio punto di vista è stupido anche per me che sono giocatore non cercare di provare a prenderlo, perché è comunque una sfida. Poi che sia una sfida fatta di merda, gestita di merda, mamma mia, tante cose sono sbagliate in questo gioco. A prescindere da tutto, io personalmente cerco di completarlo. Che poi magari l'unico riconoscimento che avrò dall'averle trovate tutte queste cose sarà una scritta su un pezzo del menu che ho scritto: bravo, hai trovato tutti quanti i collezionabili. Non mi cambia nulla. Però almeno, visto che dopo questa serie questo gioco non lo toccherò mai più, almeno godiamocelo fino alla fine. E per godiamocelo mettetelo fra virgolette. Ecco a voi il vostro stupido cactus. Te, in faccia. Gli si attacca addosso. Il cactus è al sicuro. Ottimo lavoro. La mia torre è finita. Farà morire d'invidia chiunque la veda. Prima che me la mangi. Ma spero che ti cingozzi. Ok, mostri. Avete i manifesti? Bene. Perché sono pronto. No, a di nuovo la missione di attacca al mango. Andiamo! Oh, l'altra volta abbiamo usato Alex, stavolta usiamo Melman. No, l'altra volta era Marty e Melman, non mi ricordo. Vabbè, scegliamo Melman comunque. Andiamo, Alex, dobbiamo seguire questo stupido coso. Alex, però, datti da fare anche tu, non è che posso fare tutto io, eh. Va bene il punteggio che... Prima che il mango si asciughi. Alex, che tra l'altro va a caso, non ha neanche un pattern. Dai, non ho il tempo di arrivarci. Non ha neanche un pattern definito, per cui, cioè, va intelligenza al primo libero. Alex va a caso. Questo minigioco, secondo me, è pensato per due giocatori della serie.
quel giocatore vede dove è stato lanciato il mango, va dove c'è il mango. No, beh, il mango, ma vaffanculo tu il tuo starnuto. Dove sono? Non mi vedevo più. Vedi, Alex non è che vede un pezzo di mango vuoto, ci va e lo mette. No, no, lui va a caso. Lui va dove il cuore gli dice di andare. Guarda, tipo quello, perché non l'hai cagato, Alex? Vabbè, lasciamo perdere. Sai che la pazzia non è contagiosa? Non ne sarei tanto sicuro. Mi sa, allora, non vorrei fare, ecco, il bastian contrario di sto gran paio di balle. Ma mi sa che a questo giro, ecco, ne abbiamo perso solo uno, invece ne abbiamo perso almeno due. Io non ho il tempo di arrivarci. Sotto alcuni, Julien va talmente veloce e ne spara talmente tanti. E poi il tempo non è così tanto e il prompt di comando non è così preciso. Che secondo me è veramente difficile riuscire a prenderli tutti quanti senza mancarne almeno uno. Se vuoi giocarlo completo senza mancarne neanche uno, dovresti perlomeno giocare in due. Martino è più veloce di voi, mostro. Per forza, hai visto le sue dimensioni. Grazie al cazzo che Mortino è più veloce. Però nel 2 l'ho battuto io a piedi e lui sulla sua cavolo di palla. Che poi Madagascar il pallone da calcio, dove l'avete trovato, me lo dovete ancora spiegare. Guarda, guarda. Ecco, dai, stavolta l'hai preso. Bravo, Alex. Santo Dio, quanto ti odio, Julien. Che spara... Allora, uno, sprechi mango. E due, lo spari in punti talmente a caso, santo cielo. Guarda, guarda, guarda se non ne abbiamo mancati due. Due ne abbiamo mancati. Ok. 5 stelle, San Montana.